Buonasera e benvenuti in diretta dalla Galleria Vittorio Emanuele, il programma di incontro artistico-culturale, il salotto di Bocca in Galleria, la Social TV. Siamo qui in presenza di Vincenzo Panza di VS Arte, che ha realizzato questo incontro, la manifestazione patrocinata dal Comune di Milano ed è in diretta Facebook. Una buona serata, passo la parola a Vincenzo Panza che ci presenta questa straordinaria tavolata di super addetti ai lavori. Grazie Giorgio, siamo felici di partecipare a questa bella iniziativa che avete voluto organizzare in quella che è, se non ricordo male, la più antica libreria d'Europa. E questo ci fa veramente molto piacere e onore. Noi siamo una galleria d'arte moderna e contemporanea che si trova nel cuore di Brera in via Cevasso 11 e non ci occupiamo solo di arte, ma ci piace definirci un salotto della cultura, per cui abbiamo aderito con grande piacere a questa vostra iniziativa molto interessante. Oggi vi parliamo di un progetto al quale teniamo molto, che abbiamo sposato già un paio d'anni fa, che è la bandiera del mondo di Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese, che è l'incontro tra due artisti che hanno fuso la loro produzione artistica e il loro concetto di arte in un progetto che è la bandiera del mondo, che stiamo portando con un'installazione in giro per l'Italia e presto non solo, e che abbiamo già portato in diverse sedi. Intorno a questo tavolo che vi parleranno di questo progetto La bandiera del mondo abbiamo uno degli artisti, che è Angelo Savarese, che insieme a Michelangelo Pistoletto ha realizzato questa opera d'arte, che non è solo un'opera d'arte ma a livello anche a un grande risvolto anche concettuale. Abbiamo Fortunato D'Amico, che è curatore di Michelangelo Pistoletto, critico che ha scritto anche diversi libri, diverse pubblicazioni. Abbiamo Chiara Giordano, che è direttrice di Armonie d'Arte Festival del Parco Scolacium, che ha ospitato, diciamo, per ultima quest'estate, nel mese di agosto, la bandiera del mondo. E noto, credo ormai a tutti, Domenico Piraina, che è direttore del Palazzo Reale e dei Musei Scientifici di Milano. Non abbiamo oggi intorno a questo tavolo Michelangelo Pistoletto, che per altri impegni non è riuscito ad essere presente, poi magari verrà introdotto sicuramente da Fortunato D'Amico. Io passerei la parola per l'introduzione del progetto a Fortunato D'Amico, che è curatore di quest'opera e curatore di Michelangelo Pistoletto. Grazie. Ok. La bandiera del mondo. Che cos'è la bandiera del mondo? È l'unione innanzitutto tra due artisti, uno è Angelo Savarese e l'altro è Michelangelo Pistoletto. È un oggetto artistico, ma è qualcosa di più di un oggetto artistico, è un simbolo, è un momento di condivisione di una serie di pensieri e una serie di azioni che oggi l'umanità deve compiere, cioè quella di sentirsi unita e non separata dal fatto che la sua bandiera sia quello Stato, quella regione. Nasce dal simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, poi Angelo Savarese vi spiegherà com'è nata questa unione. Dal simbolo di Michelangelo Pistoletto insieme alle bandiere di Angelo Savarese abbiamo creato un'opera che sta diventando nel giro di due anni qualche cosa che è richiesto un po' da tutte le parti, perché prevede una performance per essere in qualche modo realizzata in tutti i luoghi. Adesso cerco l'immagine per farvi vedere di cosa si tratta. Ecco, in pratica sono 196 bandiere che vengono ricostruite attraverso una performance dalle persone che creano una bandiera unica. Questo percorso del costruire la bandiera è anche un percorso rituale, quindi consente anche alle persone tutte insieme di sentirsi partecipi a un qualche cosa che prima si sentiva come separato, cioè sono italiano, sono piemontese, sono lombardo, cioè questa separazione in realtà può essere l'inizio di tutta l'unione. Questo ce lo dimostra anche visivamente la bandiera del mondo. La bandiera del mondo è un simbolo che ci è stato richiesto ad esempio ultimamente dalle Nazioni Unite come altri simboli di Michelangelo Pistoletto,
per il cosiddetto processo di Bologna, che non è quello della strage, ma è quell'incontro che tengono 100 paesi del mondo dedicato alle scuole, all'educazione di tutto il pianeta, attorno al quale si siederanno probabilmente il prossimo anno, quando sarà possibile fare questa riunione, quest'anno è stata tolta a causa del Covid, si siederanno tutti i ministri a ragionare appunto dell'educazione internazionale. La bandiera del mondo è anche poi il simbolo di questo nuovo modello del mondo che stiamo vivendo tutti insieme, cioè quel modello che oggi si chiama globalizzato e che dobbiamo fare molta attenzione che non prenda delle cattive strade. È un modello per sentirti tutti partecipi in un momento in cui il pianeta ha problemi che non sono risolvibili solo attraverso l'impegno di una nazione, ma di molte nazioni. Pensiamo che il grande cambiamento oggi che dobbiamo fare per arrivare alla sostenibilità è strettamente legato alla capacità di tutti i paesi, di tutti i cittadini di andare verso il percorso della sostenibilità. Oggi i problemi sono di scala globale, dobbiamo pensare globalmente e agire localmente. Ecco, questo segno ci aiuta in questa visione. Chiaramente perché l'arte? Perché l'arte, Michelangelo Pistoletto nel suo percorso che ha iniziato all'inizio degli anni 60, è riuscito a cucire tutte quelle tematiche che sono tipiche del mondo che si trasforma dagli anni 60 ad oggi ed è riuscito a farsi ad ascoltare da milioni e milioni di persone attraverso l'arte. Quindi anche in questo caso, come già accade da diversi anni, questo segno è entrato in molti luoghi del mondo. In questo caso, come bandiera del mondo, sta facendo un nuovo percorso, ma il terzo paradiso oramai è il simbolo anche delle Nazioni Unite a Bruxelles. Se voi andate a Ginevra, nel giardino lo trovate. È fatto con 197 pietre di 197 paesi del mondo. Cioè, dobbiamo essere uniti, ci può aiutare la cultura. L'arte è cultura, l'arte è un momento di trasformazione globale effettivamente importante per avere nuovi scenari, nuovi immaginari. Questo lo può fare solamente un'arte consapevole, gli artisti consapevoli. Michelangelo Pistoletto, questo segno del terzo paradiso, non appartiene più a lui, come dice, è un simbolo che lui ha dato agli altri e gli altri lo devono partecipare per renderlo non soltanto un segno dell'arte fino a se stessa, ma uno strumento operativo di trasformazione reale. Angelo Savarese ha lavorato con noi in questo progetto ed è stata una grandissima sorpresa scoprire che delle bandiere messe singolarmente hanno un significato e inserite in questo segno hanno dato una forza incredibile a questa comunicazione. L'abbiamo presentato per la prima volta durante l'anno in cui festeggiavamo i 70 anni della Costituzione italiana, i 70 anni della Carta dei diritti dell'uomo. Ed è stato, devo dire, un tripudio generale che oggi ci fa dire che dobbiamo continuare a fare questo segno. Io lascerei la parola adesso di nuovo Riprendo. a Dal te, microfono. Grazie. Abbiamo sentito, grazie Fortunato, abbiamo sentito il significato profondo di questa opera d'arte. Adesso vorrei chiedere ad Angelo Savarese, un giovane artista che si è trovato a fianco ad un grande maestro come Michelangelo Pistoletto. Cosa ha significato per te questo incontro e come è avvenuto anche questo incontro? Sì, buonasera a tutti. Intanto mi associo al luogo dove siamo adesso, perché questo è veramente un gioiello dell'Italia, questa libreria. L'incontro con Michelangelo è avvenuto per delle collaborazioni reciproche che abbiamo sia io che lui con l'Arma dei Carabinieri, quindi da lì è nato questo incontro e poi solo la genialità e la forza di un grande maestro come Michelangelo poteva far nascere questa intuizione nel fare qualcosa insieme, quindi questo chiedermi facciamo qualcosa che possa unire le due arti, no? Quindi le due espressioni d'arti che si uniscono e insieme fondono e consegnano un messaggio alle persone, alla storia. Questo come unendo, come diceva appunto Fortunato prima, un simbolo conosciuto ormai in tutto il mondo come quello del Terzo Paradiso, ai simboli di tutti, ai simboli di ogni nazione, di ogni popolo, dove
ogni persona. Questo poi è un gesto ed è un momento ancestrale, quello di riconoscere sin da bambino, no, il valore, il significato della bandiera. Questa bandiera viene messa in questo grande simbolo, il terzo paradiso, e dà luogo appunto a un simbolo che è il simbolo di tutti. Ed è la performance è qualcosa di inclusivo, di performante, di esperienziale, perché si partecipa tutti a creare qualcosa tutti insieme, quindi ci si sente uniti, e questo è anche, no, potrebbe anche avere il sapore di una grossa utopia, soprattutto quello che poi il mondo ci consegna ogni giorno come storia. Però è una missione che ogni artista dovrebbe compiere, no? Quella di provare a cambiarlo, questo mondo così a volte così crudele e così distante. E quindi questa inclusione di tutte le bandiere del mondo consegna comunque a tutti noi un grande entusiasmo e una grande forza di proseguire, di andare oltre. Grazie Angelo. Chiara Giordano, abbiamo ascoltato dalle parole di Fortunato D'Amico e di Angelo Savarese il grande significato che ha questa opera d'arte. Lei è stata l'ultima ad ospitare, nella sua qualifica di direttore di Armonia ed Arte Festival di Parco Scolaggio, è stata l'ultima nel mese di agosto ad ospitare questa importante opera d'arte. Cosa ci può raccontare di questa esperienza e del significato che questa opera d'arte ha trasmesso? Ma potete parlare di... Per noi ha avuto un significato profondissimo e anche duplice, perché il nostro festival si svolge in un'area archeologica, appunto il Parco Archeologico Scolacium sul Medio Ionio in Calabria, ed è una colonia ateniese, poi romana e poi insediamento normanno, sul mare. Un parco archeologico sul mare di particolare significanza monumentale ma anche paesaggistica. Allora l'idea che questo segno, che è un segno, ma appunto come ci hanno detto, a questa profondità proprio filosofica addirittura, io direi, per come noi l'abbiamo vissuta, e era particolarmente suggestivo poterlo avere lì, su quelle stesse spiagge dove sono arrivati gli ateniesi e dove oggi arrivano altri destini. Il nostro festival ha un sottotitolo permanente ed è Nuove rotte mediterranee. E dunque, se questo Mediterraneo deve nuovamente essere una terra di approdi e non di sbarchi, nell'accezione che sappiamo qual essere in questo momento, su terre di permanenze e non di transiti, e se quindi la latitudine geografica della Calabria può essere una latitudine culturale in quel Mediterraneo che può avere una narrazione diversa e una sorta di nuovo umanesimo, lasciatemi usare questa parola, allora il terzo paradiso in quel luogo assume un valore esplosivo in termini di suggestione delle genti e dei singoli. Addirittura noi siamo stati felicissimi, poi ecco il secondo motivo, perché il maestro Pistoletto, questo è il nostro la nostra brochure di quest'anno, addirittura ha voluto dedicarci il segno, e anche con questa visione della bellezza legata ai concetti di etica ed estetica, che di fatto oggi noi pensiamo non solo essere l'anima più profonda della mission di questo festival, ma anche forse l'unica mission possibile. E quindi tutto questo diventa un momento di quel dialogo fecondo tra gli artisti e i luoghi dove l'arte può diventare con la condivisione, che sono i festival, che appunto non sono un insieme di spettacoli o di performance o di altro, ma devono essere il luogo del pensiero libero. Grazie. Grazie mille, Chiara Giordano ci ha emozionato con le sue parole e con questo entusiasmo con cui ha presentato quest'opera d'arte in un contesto straordinario, per cui questa miscela esplosiva, come l'ha definita, non può che essere condivisibile, e io non ero presente, ma
mi sto immaginando il contesto. Arriviamo al direttore, Domenico Piraina, lei conosce naturalmente Michelangelo Pistoletto da tanto tempo e so che nell'aria potrebbe esserci un qualcosa che potrebbe far incontrare nuovamente Michelangelo Pistoletto con Palazzo Reale. Ci può parlare di questi progetti? Buonasera, prima di rispondere alla sua domanda, cosa che farò verso la fine, voglio dire questo. Io ho ricevuto una telefonata da Giorgio Lodetti ad agosto, mentre ero in vacanza al mare, disteso sul lettino. Ricevo questa telefonata e mi diceva: senti Domenico, ma potresti venire il 16 settembre alla libreria Bocca? Francamente non ho capito a fare che cosa. Comunque mi fido di Giorgio, sarà qualcosa di sicuramente interessante. Ma poi, siccome penso che dietro poi ogni invito c'è sempre una predestinazione, ecco, questa sera mi è chiara la predestinazione di quell'invito, perché in realtà sono stato invitato a parlare, no, di alcune situazioni, di alcuni luoghi che ho particolarmente nel cuore. Allora, la prima è la Galleria Vittorio Emanuele. Cioè, per me Milano è stato il punto di arrivo più straordinario della mia vita. Mai avrei pensato di lavorare in questa splendida città e soprattutto nel ruolo che ho. Quindi fare un intervento nella Galleria Vittorio Emanuele, nel salotto di Milano, il salotto mobile di Milano, ancora oggi, nonostante tanti anni che vivo e lavoro qui a Milano, devo dire la verità che mi emoziona sempre. Poi all'interno della galleria, la libreria Bocca, ma figuratevi, per uno che è in mezzo alle cose dell'arte come sono io, la libreria Bocca a Milano è il punto di riferimento. Ti manca un libro, magari un libro pubblicato 50 anni fa, che tu non riesci a trovare da nessuna parte? Libreria Bocca. Giorgio, ho bisogno, e Giorgio provvede immediatamente. Poi il terzo luogo del cuore, perché ce ne sarebbe un altro quarto, che è il mio paese natale, che è Platania, in Calabria. Ma un altro grande luogo del cuore per me è la Roccelletta di Borgia, questo posto che ha descritto... Dov'è il Parco Scolacium, no? E dove si tiene ogni anno questo festival Armonie d'Arte, diretto da Chiara Giordano. E io faccio sempre fatica a trovare le parole per esprimere la bellezza incantata, no, di quel posto lì, perché tu vai in un posto, c'è l'archeologia, c'è questa abbazia benedettina, ci sono gli uliveti e subito dopo c'è il mare. Cioè, tant'è vero che parlando con Chiara Giordano, che conosco ormai da diversi anni, ecco, io non mi stupisco più quando vado a trovarla durante l'estate per queste eccezionali manifestazioni che fa. Io trovo lì turisti che vengono appositamente, non so, dagli Stati Uniti, dalla Norvegia, da tutti i paesi europei, no? E dico, si è riuscito a costruire una realtà molto importante. E poi la quarta gamba di quelle che voglio dire io, Michelangelo Pistoletto. Io conobbi Michelangelo Pistoletto molti anni fa, quando Elkan fece una biografia proprio su Pistoletto. Venni contattato e mi chiesero se potevo essere io a presentare questa biografia, eccetera, eccetera. E quindi leggendo Pistoletto, diciamo, dal di dentro, quindi non quindi solamente dal punto di vista delle opere, ma vedendolo dal punto di vista anche umano, devo dire la verità che si è creato un fortissimo legame, come dire, quasi sentimentale, no, con questo uomo, che chiaramente può essere mio padre, ma io ho sempre considerato un genio dell'arte contemporanea. Poi i nostri destini con Michelangelo sono incrociati diverse volte. Io mi ricordo che molte sue opere le abbiamo già avute a Palazzo Reale, ho contribuito alla realizzazione del Terzo Paradiso qui in Piazza Duomo, della Mela Rigenerata che poi è stata messa in Piazzale Duca d'Aosta. E quindi ho detto, ma io conosco Pistoletto, conosco Chiara Giordano, ma perché non faccio una? Vedo di metterli insieme. Ho fatto un'operazione, ho detto, ma esatto, nel mio lavoro ci vuole un po' di
di cose strane, insomma. Allora ho detto, ma io provo a metterli insieme. E ovviamente col contributo determinantissimo di Fortunato D'Amico siamo riusciti a far incontrare Chiara Giordano e Michelangelo Busa, che non si erano mai visti, non si erano mai conosciuti, si sono annusati, si sono piaciuti subito e hanno fatto questo bellissimo progetto che ha detto prima la Chiara Giordano, il logo che fa parte del Festival Emilia e poi questa performance della bandiera del mondo a cui io ho assistito in diretta perché ero lì quando è stato fatto proprio sulla spiaggia. Per rispondere alla sua domanda, certo, con maestro mi sono visto in epoca pre-Covid e poi ho sentito anche dopo il Covid, anche per insomma, congratularmi del fatto che insomma il virus che l'ha colpito è più forte pistoletto del virus, insomma, ovviamente. E niente, stiamo ragionando, no, per così immaginare una mostra da fare a Palazzo Reale, una mostra che io ho detto al maestro che non deve configurarsi come una mostra antologica, perché in realtà il maestro non è che ha bisogno di superare esami, cioè Michelangelo Pistoletti è Michelangelo Pistoletti, tutti sanno. Mi ha detto di immaginarsi un progetto su cui stiamo lavorando, un progetto site specific solo per Palazzo Reale, no? E quindi ovviamente portando e magari, come dire, rivedendo in contesti diversi diciamo le sue opere più iconiche. È un progetto che ci stiamo lavorando, io spero che riusciremo a portarlo in un porto sicuro nel più breve tempo possibile e sarà una bellissima operazione culturale per la nostra città. Mi consento l'ultima cosa, vedo che la galleria, questo mi si apre il cuore, insomma, comincia a essere animata dopo mesi di, insomma, però Giorgio, vedo che c'è più gente e soprattutto vedo che la gente sorride e questo qui è un buon auspicio, diciamo, per uscire il prima possibile da questa maledetta situazione in cui ci siamo trovati. Grazie. Va bene. Grazie direttore. Mi hanno colpito in particolare due cose. Tengo in mano perché non riesco più a... Allora, uno, quando ha parlato della profonda umanità di Michelangelo Pistoletto e della genialità di Michelangelo Pistoletto, che sono due caratteristiche che hanno colpito profondamente anche me quando l'ho conosciuto. È una persona che quando parla veramente affascina, prende dentro, affascina le platee. Io l'ho seguito anche insieme ad Angelo Savarese e Fortunato D'Amico in una lezione magistralis che ha tenuto alla Scuola Ufficiale Carabinieri a Roma e veramente ha parlato per 2 ore, c'erano 400 ufficiali che ascoltavano veramente affascinati dai suoi racconti. E nella occasione invece di questo futuro nuovo incontro che si terrà con la città di Milano e Michelangelo Pistoletto, perché no, la butto lì, organizzare una bandiera del mondo, magari in Piazza Duomo o in occasione di questo incontro. Quindi questo potrebbe essere un buon auspicio. Concluderei con Fortunato D'Amico, ti pongo l'ultima domanda e poi trai tu le conclusioni. Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto è un'opera, un simbolo che è stato presentato nei 5 continenti, cioè ha già toccato tutti i 5 continenti, è stato addirittura nello spazio perché è stato portato nello spazio da Paolo Nespoli nella missione Vita. Oggi la bandiera del mondo l'abbiamo presentata in diverse occasioni in città italiane. Poiché questo simbolo ha toccato 5 continenti, abbiamo in mente anche di portarlo fuori dai confini nazionali? Sì. Beh, più che abbiamo in mente, ce l'hanno già richiesta diverse nazioni. Siamo passati alla fase del Covid, per cui adesso siamo qui. E certo che abbiamo in mente, anche perché come dicevo prima è un simbolo fortissimo, il Terzo Paradiso con le bandiere è fortissimo. Siamo nella galleria dove è stata fatta l'Italia e lì nasce il futurismo in quel bar. E siamo in una galleria dove il Terzo Paradiso, se vi spostate soltanto fin sotto e finite questa navata,
trovate per terra che c'è un terzo paradiso. Mettete insieme i cerchi e c'è un terzo paradiso. Il terzo paradiso è un simbolo vecchissimo, è un simbolo che assomiglia molto al DNA. Le altre cose a Catanzaro, in questo parco delle sculture che adesso viene realizzato, il segno del terzo paradiso qualche anno fa è stato chiamato proprio DNA. Allora il terzo paradiso è il nostro DNA, certo che giriamo il mondo e gireremo anche con la bandiera del mondo, Covid permettendo, perché io credo che il miglior Covid oggi del mondo possa essere proprio il terzo paradiso con la diffusione che ha. E il Covid positivo, quando pensiamo alla globalizzazione, quindi alla bandiera del mondo, dobbiamo anche associarla a questi fenomeni. Il Covid è una bandiera del mondo e quindi sta a noi dare una direzione giusta anche ai fatti terrestri, oltre che quelli planetari. Benissimo. Bene, direi che ringrazio da parte mia tutti gli ospiti a questa iniziativa e ripasso la parola al padrone di casa. Ovviamente per me è un onore avervi qua e poi aver partecipato in questa nuova iniziativa, perché ovviamente per le questioni del Covid non ci può essere avvicinamento sociale, però abbiamo messo tanti bei contenuti sui social network dove ci sono tanti giovani e speriamo che li ascoltino. Vi ringrazio a tutti per aver partecipato a questa iniziativa e vi ricordo, noi ci vediamo domani, Anto. Fortunato l'amico, io e te ci vediamo domani. Vi ringrazio e di nuovo e grazie a te Vincenzo Panza per aver organizzato questa bellissima tavola rotonda di incontri. Grazie a te per l'ospitalità. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie.